non è una legge cosmica. Cerchio medianico K attraverso Marco a cura di VB. Domanda. In 50.000 anni sempre convenzionali della nostra evoluzione, dovremmo necessariamente diventare da selvaggi, superuomini, santificarci per poter lasciare la ruota delle incarnazioni. Guida filosofica. Perfetto. Domanda. Quindi per avvicinarci a Dio dobbiamo sperimentare il concetto di amore. Allora, in un'altra configurazione cosmica, non potremmo avvicinarci a Dio sperimentando il concetto di male, che è comunque l'opposto dell'amore? Guida filosofica, non è possibile, perché questa, e non potrebbe essere diversa, è la conformazione logica del tutto. Sarebbe impossibile perché attraverso il cosiddetto male ritardereste la vostra evoluzione. Non è una legge cosmica, ma onnicosmica, cioè valida per tutti i cosmi, per tutto il manifestato. Domanda. Quindi noi, identificando Dio come amore e bene, gli abbiamo dato un attributo e quindi una limitazione. Tuttavia, perché la sola via per giungere a Lui è il bene. Guida filosofica, perché il bene comprende in sé anche il cosiddetto male. Noi abbiamo detto che non esiste un principio oggettivo chiamato male, questo è illogico, è un'illusione, tipica dell'uomo di media evoluzione, e abbiamo detto che i ritardi vi sono, ma sono apparenza anche questi, perché in realtà ciascuno si identifica in Dio quando questo identificarsi diviene una sua esigenza. Cioè quando dall'intimo suo scaturisce la realtà divina e quindi, in ultima analisi, quando Dio lo sceglie in lui.